Fondazione Cettacea è un ente di ricerca riconosciuto dallo Stato e gestisce il centro recupero tartarughe marine di Riccione che ora si sta allargando anche a Rimini. Fondazione Cettacea è prima di tutto un CRAS, cioè un centro recupero animali selvatici marini. Noi abbiamo ovviamente le deroghe dal Ministero, ma anche siamo riconosciuti dalla Regione in questo ruolo. La Cettacea esiste dal 1988, cioè abbiamo più di 30 anni di vita e tutti questi anni abbiamo salvato più di un migliaio di tartarughe marine e le abbiamo riportate in mare. Il centro di recupero si avvale di tutte le tecniche veterinarie all'avanguardia, dalle radiografie ovviamente normalmente alle TAC, alle analisi del sangue, a tutti i ritrovati veterinari applicati ad animali difficili come sono i rettili marini. Noi riusciamo a curare 60-70 tartarughe ogni anno con un risultato positivo per più dell'80% dei casi. Ovviamente spesso ci sono casi molto difficili, ferite molto gravi, o patologie estremamente gravi. Abbiamo un buon rapporto con i pescatori che quando recuperano tartarughe marine nelle reti ce le portano o andiamo a prenderle noi o comunque si avvertono. E questo è veramente importante perché i pescatori sono un po' le sentinelle del mare, cioè sono quelli che sono in mare tutti i giorni e che occasionalmente e sicuramente in modo non voluto possono danneggiare questi animali, questi rettili marini che sono anche, soprattutto, minacciati e in via di estinzione. L'Adriatico è un grosso luogo di foraggiamento delle tartarughe marine della specie caretta caretta, soprattutto nel nord Adriatico, e quindi i casi di impatto con imbarcazioni da pesca sono abbastanza frequenti. Salve, sono Massimo Rossi, il comandante del motopeschereggio Rimas e noi diamo la pesca che facciamo è lo strascico. Capita che quando peschiamo non sappiamo cosa prendiamo in generale, diciamo pesce o quant'altro. Capita che a volte tiriamo su, apriamo la nostra saccata e troviamo delle tartarughe. In quel caso lì mi fermo un attimo. Prendo questa tartaruga, i corsi che ho fatto con la fondazione, come mi devo comportare con queste tartarughe, e poi magari guardo come stanno, se sono viola, se hanno freddo, e le metto in sicurezza in un posto in cui magari non mi danno fastidio a me e che magari non gli vado in traccio, che magari gli potrei fare del danno. Caliamo tutto il nostro mistero in acqua e tartaruga gli do il primo soccorso, diciamo, cioè il secondo, che il primo l'ho fatto quando vediamo in modo che se è freddo di metterlo in un posto in cui non sia troppo freddo. A volte la metto dentro la ghiacciaia con la ghiacciaia spenta che diciamo si possa riprendere. Se magari vedo che ha butto dell'acqua, la metto in modo che possa diciamo liberarsi dall'acqua che ha bevuto. Non le butto in acqua perché potrebbero affogarsi o magari hanno preso una botta nella testa o non si sa perché cosa abbiano fatto. Dopo tutto questo prendo il punto dove più o meno dove le ho prese, mando i messaggi alla Fondazione Cetacei, cioè a Sauro, in cui mi chiede come sta, come non vanno, cosa hai fatto, ho detto, ho fatto questo, come la vedi, ci parliamo via messaggi o se c'è il segnale nel telefono. Poi quando prima di venire in porto chiamo la capitaneria, gli do i punti e quant'altro, Sauro dalla fondazione è già qui che mi aspetta, gli do tutti i dati, le robe, parliamo 2-3 minuti, 5 minuti, quello che è necessario per la tartaruga, di cosa magari le mie impressioni del primo soccorso, come è andata, e poi loro la portano via con il loro furgone, poi
gli fanno una visita più accurata. Allora, questa cosa qui una volta non ci davano importanza perché non sapevo, io pensavo dovevo prendere la tartaruga, vivi nell'acqua, la buttavo nell'acqua a posto. Invece con gli insegnamenti che mi hanno fatto e quant'altro, scusate, non sapevo in questo campo qui. Io dico che sarebbe bene malgrado non è nostra intenzione andare a prendere, non è la nostra pesca, di prenderle, di mettere da una parte in sicurezza, e non costa niente a telefonare alla fondazione o al personale della fondazione e a fargli portare. Allora, le possibili soluzioni per quanto riguarda l'interazione tra delfini, tartarughe e l'attività chiaramente della pesca e dell'acquacoltura. Alcune sono già state ben evidenziate dai ricercatori. Da una parte abbiamo le reti che potrebbero applicare dei sistemi, dei respingitori per quanto riguarda onde sonore che disturbano chiaramente il delfino, che abbiamo visto non sempre sono efficaci, ma potremmo tentare di sperimentare anche onde o comunque effetti sonori diversi. Per quanto riguarda la tartaruga, credo che uno dei sistemi più efficaci sia quello di mettere delle aperture ad hoc, sono delle reti proprio costruite con aperture che da una parte fanno entrare il prodotto, cioè il pesce che chiaramente ha un valore commerciale, e dall'altra invece farebbe uscire in questo caso la tartaruga. Altre cose, non utilizzare gli ami, ma se si utilizzano gli ami, avere degli ami che hanno sono o biodegradabili o comunque hanno delle forme che impediscono di fatto che la tartaruga possa in qualche maniera impigliarsi anche in maniera occasionale. E dopodiché tra i disciplinari che noi abbiamo visto nella parte alta dell'area SIC è quella di individuare delle rotte rettilinee da parte delle imbarcazioni di qualsiasi natura, quindi pesca ma anche di porto, quindi non cambiare continuamente la rotta, perché questo potrebbe chiaramente danneggiare con l'elica il delfino che viene colto di sorpresa al cambiamento della traiettoria. E direi che per quanto riguarda altri sistemi di pesca, probabilmente ridurre le calate, questo potrebbe agevolare chiaramente l'animale che viene insaccato a sopravvivere, perché la durata chiaramente della permanenza sott'acqua è ridotta. L'esigenza di Tartar Tour 2 parte da un presupposto semplice. Nel mare devono convivere e devono condividere lo stesso spazio, lo stesso ambiente. E la cosa importante è che il settore della pesca e il tursio per la caretta a caretta, quindi il delfino e la tartaruga, possano convivere in uno spazio attraverso la sostenibilità ambientale ma anche la sostenibilità economica dei pescatori. Questo è l'obiettivo e l'ambizione che abbiamo. Ci sembra che i risultati di Tartar Tour 2 diano ragione a un modello di coesistenza tra i vari sistemi di pesca e la tutela delle risorse, e che questo possa diventare una best practice che può essere adottata nella gestione del nostro mare e nella pianificazione dello spazio marittimo che stiamo affrontando con il Ministero delle Risorse Agricole e Comunitarie e con il Ministero dell'Ambiente. Il progetto Tartar Tour 2 per la nostra regione e per il nostro FLAG parte a cavallo del 2018-2019, quando l'Italia entra in infrazione europea per il mancato rispetto delle zone SIC-ZPS. In particolare l'ISPRA individuava nella regione Friuli Venezia Giulia, nel litorale, le aree indicate per fare zone ZPS a tutela degli uccelli ittiofagi. La zona scelta è la zona da cui proviene il 70% circa del pesce pescato dai soci dell'OP Cooperativa Pescatori Grado, che praticano la piccola pesca costiera con le reti d'apposta. Inoltre è anche la zona frequentata dagli uccelli delle due riserve marine, quindi il timore era un'elevata incidenza delle catture accidentali di uccelli ittiofagi protetti nelle reti, il cosiddetto bycatch. Le proposte di delimitazione contenevano anche delle proposte di misure tecniche limitative della pesca. Ora,
Nella nostra regione tutta la laguna di Marano Grado è zona protetta Natura 2000 e già da anni esiste una valutazione di incidenza che indica come sia possibile continuare a pescare con gli attrezzi da posto tradizionali senza arrecare danno agli uccelli ittiofagi. Non si vedeva quindi il perché in questa zona si doveva avere delle misure più restrittive. Questa ipotesi ha scatenato un muro contro muro fra pescatori e amministrazione pubblica che ha congelato la procedura di istituzione della zona. Come FLAG abbiamo cercato una sponda con gli altri FLAG del distretto Adriatico ed è nato il progetto Tartar Tour 2. In questo progetto il nostro scopo era individuare ricerche bibliografiche sull'interazione fra uccelli, ittiofagi e reti da pesca e lo studio diretto di queste interazioni tramite interviste con i pescatori. A livello bibliografico sul nostro territorio non c'è niente, ma le interviste con i pescatori ci rassicurano sulla scarsa interazione. Parallelamente a questo, l'Università degli Studi di Trieste vinceva un bando FEAM per lavorare sullo stesso tema con l'OP Pescatori di Grado, facendo dei monitoraggi diretti in mare. Il progetto prevede 2 anni di monitoraggi diretti in mare con i pescatori. Siamo alla fine del primo anno e sia i dati del progetto dell'Università di Trieste sia i dati Tartar Tour 2 ci indicano che c'è una rarissima interazione fra uccelli ittiofagi e reti da pesca e questo ci rassicura nel poter continuare a pescare nelle aree protette con i metodi tradizionali.